Rosa bianca, ali d'amore, numero 13. Negozio d'antiquariato. Durante un convegno svoltosi a Cattolica, Chiara incontrò una signora che le chiese se suo figlio primogenito, trapassato da qualche anno, vegliasse sul fratello minore, accompagnandolo nel suo cammino terreno. Arrivò questo messaggio. Mio fratello aprirà un negozio d'antiquariato in periferia della nostra città, in una villa antica circondata da un grande prato e da alberi. A questa notizia la signora rimase perplessa. Raccontò che in effetti c'erano le premesse per l'apertura di un negozio d'antiquariato, ma il contratto, che era già stato stipulato, riguardava un foro commerciale situato in pieno centro cittadino. A distanza di mesi, la signora telefonò a Chiara per raccontarle che gli eventi avevano confermato le previsioni dell'entità. Le riferì che il venditore aveva inaspettatamente annullato il contratto di compravendita e dopo qualche periodo di incertezze era stato aperto un negozio d'antiquariato in una villa antica, circondata da un grande prato e da alberi. Il tutto, come già anticipato, era situato in una zona periferica della città. Anche in questo caso, il figlio dall'aldilà aveva dato prova della capacità dei trapassati di conoscere eventi futuri.